Ubi! Mi lecca il braccio. E le belle braccia. Il mio preferito è. La cagnolina più dolce del mondo. Ma è pure mia, io sono la tua zietta. Non è un posto video per mettere dei mongolini. Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua, nuovo video! Io sono Carita Dolce, lei è la mia sorellina. Siamo qua finalmente per farvi un video che volevamo fare davvero da tanti mesi, ovvero i nostri preferiti in assoluto, mischiando un po' di roba, cosmetici, cibo, cose Non so sfiziose, da quanto tempo lo vogliamo canzoni, fare questo video. Tutto quello che ci piace. Volevamo fare questo video tipo da un anno. Vogliamo fare i preferiti, tipo lo facciamo ogni mese. Ogni mese poi uno l'abbiamo fatto, uno alla fine non lo facciamo mai. Adesso metteteci tanti like se vi piace questa cosa dei preferiti ogni mese. Fateci sapere se vi piace come idea. Sì, se vi piace, se raggiungiamo tanti like, promettiamo che ci Ci impegniamo, riusciremo a ci farlo ogni riusciremo a farlo mese? ogni mese o magari ogni 2 mesi, Dai, dai, ogni 2 mesi, su. È carino perché noi siamo tutte ragazze, siamo donne e possiamo scoprire delle cose, scambiarci dei consigli a largo spettro, no? Su vari argomenti Sì, vari attraverso questi argomenti, non video. solo cosmetici e Esatto, make-up, un po' di anche un tutto, po' di anche tasta, di accessori, tarà. vestiti, un po' esatto. Come prima categoria preferiti cosmetici, in questo periodo mi stanno piacendo tanto questi prodotti Tanto, di tanto, 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 tanto. sempre Insomma, Lotte Style. di Apiarium, non so se si pronuncia così, comunque si scrive proprio Apiarium. Voi sapete che non vi parlo tantissimo di prodotti eco bio, buoni, proprio perfetti. Se non trovo proprio qualcosa di buono, Anche perché preferisco. spesso sono troppo costosi e non Sì, ne vale la esatto, e non pena. ne vale la pena perché poi sono costosi e invece contengono solo schifezze. Invece questi qua sono davvero buoni, ragazzi, sono veramente dei prodotti super professionali, fatti bene, proprio mi piacciono dal primo ingrediente all'ultimo e infatti contengono tutti ingredienti completamente naturali, sono proprio come quelli là fatti in casa, perciò sono belli, sono veramente ottimi. E poi questa qua mi piaceva tanto, questo è uno scrub, un bel barattolone che se vedete è di vetro, già questo è molto bello, mi piace anche tipo come idea regalo, non È so, secondo me è vero. carina come cosa, perché poi questo viene, questo qua con la crema e la cosa bella che sono a profumo vaniglia e mandorla, ragazze, che ve lo dico, fa Wow. roba da svenire, un profumo alla vaniglia così buono, io adoro la vaniglia, penso che lo sapete, ma non l'ho mai sentito così buono e anche Nancy, infatti quando gliel'ho fatto sentire, perché gliel'ho fatto usare anche a lei, ha detto ti prego Ma poi fanno regalami. lo scrub, io ho provato lo scrub, una pelle È morbidissima. buonissimo, scrubba tantissimo. Poi la cosa bella è che viene con questo cucchiaino, troppo carino, di legno che tu puoi prendere quindi senza metterci le mani dentro. Ed è composto da tutti oli naturali. Questo se ne è scappato via. Comunque è composto da tutti oli naturali, sale e zucchero. Quindi è completamente naturale, Come quelli che fai veramente. tu in casa. Sì, è. Perciò mi piace perché non ci sono ingredienti sintetici, completamente naturale, buonissimo. Poi sto bottiglione, io l'ho usato non so quante volte, c'è cioè praticamente pieno, non Eppure io l'ho finirà usato. mai. E poi la crema, cioè guarda com'è bella, Oddio, è una ragazze, uno vaniglia sballo. mandorla Aparium, questa crema corpo in abbinata con lo scrub, cioè usi lo scrub e poi la crema e c'è una pelle tipo che sei la vaniglia, sei diventata, Svellutata. sì, sei diventato tu una vellutata vaniglia e mandorla, perché è pazzesco. E anche tutto il bagno diventa tutto Il profumato. mio preferito invece è questo, il profumo sempre della stessa linea, vaniglia e Aparium, mandorla, di cui me ne esatto. sono appropriato, Però, meno ovviamente. male che l'ha messo, praticamente cosa è successo? Lei ha detto ti prego questo profumo, Grazie, l'ho è bellissimo, sentito, me lo devi regalare, perché quindi l'ho cioè, regalato, celestiale, c'è cioè, bellissimo. proprio vaniglia assoluta, tipo zucchero filato pure, dolce, Sì, dolce, è molto dolce, dolce, mi proprio piace. Però è anche femminile, fresco, non è molto proprio allegro, no, dolciastro. no, è molto È allegro, estiva sì. come fragranza, mi piace un Però lo sacco, vedo molto vero? femminile, seducente, Ah, molto bello. bello. Poi è Bello completamente e naturale, buono. quindi è un profumo che non crea Attenzione, non allergie. bevetelo. Cioè, io lo berrei tanto quanto è Io sto buono. dicendo una cosa seria, se no Sì. ragazze, è completamente naturale, quindi non ha ingredienti che vi possono irritare la pelle, quindi è un profumo Sì, che infatti a me potete spesso i spruzzare. profumi mi arrossiscono un po' la pelle, qui mi Invece questo scolo, no. invece sto E poi sempre sulla stessa marca, io però mi sono lasciata questo qua, profumo acqua e sale, che è anche Acqua e buono e mi piace sale. tantissimo. Quello, la vaniglia mi piace di più perché io ho un debole per la È vaniglia. mio però. Però anche questo qua mi piace tanto perché ha una formazione molto fresca che odora tipo di mare, acqua di mare, è Ah, è bellissimo. proprio estivo. Guarda che bello, super bello, È estivo, troppo è tipo, bello, non so ragazzo, come troppo dire. bello pro e poi È un po' bello. fruttato Sì, pure, questo piace anche al mio ragazzo, che secondo me sia eh? È maschile che per unisex. femminile, è molto bello, intenso, carino. Allora, categoria app preferita? Chicchissimo, non so se si dice così, comunque si scrive chicissi.
Mo si scrive, sì, comunque penso che si dice sciocchissima. Ma io ho sempre paura di pronunciare male le cose. Comunque, questa app è troppo bella ed appartiene proprio alla categoria fashion. Se vi piacciono i vestiti, la moda, trarre ispirazione dalle altre ragazze dal punto di vista dei vestiti e degli outfit, questa app fa per voi. Infatti anche a Nancy è piaciuta tantissimo. Sì, mi piace, tipo Instagram, però proprio solo sulla moda. Sì, sì, è bella. Tipo un social. Come Instagram si postano le foto, però solo per gli outfit è molto bella. Puoi prendere ispirazione da tutti gli album delle altre ragazze. Poi la cosa bella è che qua nel cerca puoi scegliere anche tipo degli outfit. Ad esempio io clicco sulla giacca, colore ad esempio verde, guarda, escono tutte le categorie verde, tutte, Tiffany, tutte le giacche verdi oppure di un altro colore, capito? Tutto, guarda questa giacca Tiffany, tutto bene. E poi qua, questo invece è il tuo profilo, questo è il mio profilo dove ho creato tanti album, mi salvo le foto e me, ad esempio look con crop top, che a me piacciono tanti crop top, ho fatto crop top e pantaloncini stracciati, sì, poi ho fatto il look estate, mi sto mettendo tutti i look dell'estate. Poi la cosa bella, sai qual è? Che su ognuno, se c'è di chi sopra, escono scritte le marche dei vestiti. Wow, così te le puoi subito comprare. Sì, e altra cosa, guarda, tu vuoi vedere tipo qualcosa, vai qua, c'è la, questo mi piace tantissimo, sta cosa, categoria marche, Zara, Topshop, per esempio Zara, che vai sopra e ti ascolti i vestiti di altri tutti di Zara, cioè è una figata, troppo bella. Così magari già sai cosa comprarti. Brava, vai spedita in negozio oppure dal sito a comprarti le cose. Comunque chicchissimo ed è gratuito ovviamente come app sia per Android che per iPhone, e vi lascio comunque il link nel box informazioni per scaricarla, perché è super gratuita, è carina da averla sul cellulare. Ragazzi, ho fatto una treccia che fa schifo, cioè l'avevo fatta, era bella. Poi mentre venivo qui a casa di mia sorella, mi piace troppo come stai con questo look di questa maglia, con questa qua, sei carina proprio, dai, se mi piace come stai. Altro preferito è questo! Allora, il preferito nostro accessorio, vestiti, esatto. Questi orologi, perché sono bellissimi, sono orologi di Daniel Wellington, sì, e anche qua non so come si pronunci. Comunque, che queste qua ce le hanno mandati e ci sono piaciuti tantissimo, infatti li abbiamo scelti proprio noi sul sito, sia io che Nancy, e poi che sono identici, sono molto simili, solo che il tuo è un po' più piccolo rispetto al mio. Ma com'è che noi scegliamo sempre le stesse cose? Però il mio è più bello, perché allora, è tutto dorato. Il quadrante, cioè il bordo qua esterno è oro rosa, a tutte e due, sì, tutte poi due. Il quadrante dentro è bianco. E a me l'unica cosa è che c'è numeri romani. A me invece c'ha solo le lancette, cioè sono entrambi belli. E c'è il noi abbiamo scelto cinturino, questa colorazione qui che era tipo un marrone camel, è un cuoio, il cinturino di cuoio molto bello. Lo so che sono ripetitiva, ma è un orologio shabby chic, questo è elegante, vabbè, è molto fine, bello, elegante, molto fine. Va bene sia se sei col jeans, per esempio io sono col jeans, non mi piace come mi sta, oppure se magari ho un outfit più elegante, perché comunque è un colore sobrio, nude, esatto. E comunque se volete guardare gli orologi sul sito, noi veramente ce ne siamo innamorate, sono tutti bellissimi. C'è anche uno sconto che hanno messo, dolce si chiama, appunto, carità regalato dolce per i miei follower, carità dolce, hanno chiamato il codice sconto dolce, che se lo mettete avete uno sconto per comprare l'orologio. Comunque carini, vero? C'erano pure in altri colori, tipo col cinturino nero oppure argentato. Ma guarda come ti sta bene, ma cosa ti piace? Perché sai, questo qua abbinato con questo, sì, fiore rosa. Vabbè, ma non è fatto apposta, l'ho creato io questa. Sei bellissima. Mi piace. E blu con l'oro, guardate. Dove è oro, è bello, fammi una foto. Altri preferiti? Cibo! Io queste qua, io le gallette di mais che sto adorando tantissimo, cioè praticamente è la cosa che sto mangiando di più in questo periodo. E vi ricordate che noi vi dicevamo sempre le gallette di Faro erano più buone e restano sempre preferite, però in questo periodo io mi sono ammattita proprio per le gallette di mais. Sai come piacciono, Nancy, col prosciutto crudo? Sono troppo buone! È vero, l'assaggiate così. Cioè, tipo un panino con galletta che ha il prosciutto crudo dentro, perché il prosciutto crudo è salato, la galletta di mais sembra tipo un popcorn però insipido, perché non c'è sale, e le mangi ed è buonissimo, se è un panino croccante. E poi un'ottima alternativa al pane, perché non fanno ingrassare. Sì, io lo mangio tipo una merenda. Io lo mangio tipo merenda, spuntino, prima di andare in palestra, mi piace tanto. Queste qua piacciono tanto e sono appunto bio, senza glutine, senza lievito, come hai detto tu, senza sale, quindi super light, leggere, non ci gonfiano la pancia. E comunque queste qua ve le abbiamo mostrate già sul nostro secondo canale, e infatti sul nostro secondo canale www.youtube.com/pachitopiccante là vi facciamo tante recensioni proprio di prodotti di cibo, di spese, sì, tutte cose che compriamo al supermercato, sono economiche,
convenienti e hanno buoni ingredienti, tra cui queste qua. Io invece, come preferito cibo, ovviamente una cosa al cioccolato. Non avevamo dubbi, non avevamo dubbi. Ragazzi, questi cereali al cioccolato sono troppo buoni. Sono tipo una droga. Poi è bello che sono buoni, golosi col cioccolato, però sono molto light, non hanno molte calorie, sono integrali. Sono, soprattutto però, sono sani, sì, perché non hanno olio di palma. Non hanno olio di palma, non hanno zucchero bianco. Non hanno burro, non hanno nulla. Praticamente sono a base di farina di riso integrale, zucchero di canna integrale, cacao magro e olio di girasole. Della marca Natura. Sono bio e si trovano al supermercato a pochi euro. Sono ispirati a dei famosi cereali pieni di olio di palma. Che sono, se non mi sbaglio, non li nominiamo. No, la K. Vabbè, lo volevo dire. Quelli sono pieni di olio di palma. Questi qua sono senza olio di palma, sono sani e sono più buoni e sono bio. Quindi allora, grazie Natura per aver creato questi sono cereali identici, che sono la mia droga. Io ne amo. Quasi finito, vi giuro, non lo so, mi sembra droga, sono troppo buone. Li metti, ragazzi, li tuffate nel latte e li mangiate così a cucchiaio. E anche nello yogurt. Sono buonissimi. Basta mangiare serie TV oppure film, queste robe qua. Il mio preferito del momento è Gomorra 2. L'avevo detto, no, Gomorra 2 solo. No, a te ti piace più Gomorra 1. Sì, perché praticamente a me, Gomorra 2 che lo fa su Sky, a me, io lo sto seguendo e mi sta piacendo. Lo vedi su Sky? Comunque sì, lasciamo stare. L'abbonamento a Sky. Davvero, ho proprio un abbonamento proprio annuale. Gomorra 1, ragazze, a me mamma ha dato fuori in testa, troppo bello, mi piaceva tanto. Avete visto anche nei vlog che io e Max facevamo le scene, ci piaceva troppo, troppo bello. Poi mi è stato proprio a Napoli. A me è piaciuto veramente tanto, proprio i personaggi, come hanno recitato, bravissimi, la storia, tutto intrecciosa, mi è piaciuta tanto. Tuo personaggio preferito? A me sono tutti preferiti, però il mio personaggio preferito è Pietro Savastano, perché proprio lui è proprio la faccia della cattiveria, proprio mi piace tanto quell'attore come recita, ti dà proprio terrore, ti mette proprio paura, allora è serio. Quell'area autoritaria che si fa rispettare. Però pure Jenny fa ridere un po'. Jenny pure, vabbè, Salvatore Esposito, l'attore che fa Gennaro Savastano, mi piace tantissimo, è troppo simpatico lui, però quell'aria sempre buffa, non ce lo vedo proprio cattivo. E comunque vi dicevo, la prima mi piaceva tantissimo di più, la seconda ancora, insomma, è bella, non come la prima, però comunque è bella, io mi vedo sempre tutte le puntate. Però c'è da dire, voglio dire, un piccolo appunto a Gomorra. Diciamo che nella realtà non è solo Gomorra fa vedere Napoli solo un aspetto di Napoli. Ma invece in realtà la città ha altri 300.000 aspetti, non esiste solo quello. Gomorra, anzi, una piccola parte Gomorra di tutto fa vedere a Napoli. Ma non solo a Napoli, Gomorra fa vedere cosa succede in tutta Italia. Perché comunque la camorra non c'è solo a Napoli, sta dappertutto, sta pure in Italia. Ma anche come la camorra, delinquenza, mafia. Ovunque ci sta, quindi queste organizzazioni criminali ci sono ovunque, quindi questo vogliamo far vedere, non rappresenta Gomorra Napoli, rappresenta la camorra, che sono due cose diverse, che Napoli, Napoli è un mondo e la camorra è una piccolissima parte, quindi certo Jenny bello. E dimmi, come ho? La motocicletta. Io so Jenny. Papà, voglio motocicletta. Mi serve una motocicletta nuova. Papà, mi serve una motocicletta nuova. E certo, Jenny bello. E dimmi, che colore avevo? Rossa. Ma scegliamo solo noi. Vabbè. E la tua serie TV? A me Amici, da 20 anni. Ma non è una serie TV. Vabbè, è un programma televisivo, mi piace. Perché come serie TV in questo momento non ne seguo una in particolare, anche se sono amante delle serie TV. Però in questo periodo, vabbè, e per chi fai tipo ad Amici? Io sono indecisa tra Elodie e Sergio. Pure io, l'orsacchiotto, Sergio. Non lo so, mi piace un sacco, mi emozionano quando cantano. Vabbè, poi mi piace molto la musica in generale. Quindi mi piace magari che è interpretata da loro, ascolto tutte le canzoni. Ultima categoria di preferiti. I cani, non è vero. A me cookie, a te lei. Ultima categoria di preferiti, canzoni. Canzone preferita la nostra? Vai, sì, vai. Ci piace tantissimo questa canzone. La sentiamo in palestra? Come on.
questo è tutto. Io, Pupi e Nancy vi salutiamo, mandiamo un bacio grande. Questo è stato proprio un video tra donne, tra femminucce. Lei intanto dorme. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, se vi è piaciuto, se vi piace questa idea, lasciateci tanti like. Diteci i vostri preferiti. Tanti like e i vostri preferiti nei commenti. E vi mandiamo un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!